Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Per tutti gli amanti della natura, oggi parliamo di funghi e di piante. Siamo domenica 10 febbraio, il clima è ancora quello che è, un paesaggio tipicamente invernale. Sentite in sottofondo il rumore delle moto da cross, una gara di cross qua vicino nelle vicinanze che disturba un po', però purtroppo dobbiamo accettare anche questo. L'antropizzazione dei territori ha portato anche a queste cose. Gare di motocross nei boschi o vicino comunque agli ambienti dove vado a cercare funghi e piante. Come vi dicevo, febbraio, quindi un mese tipicamente invernale, il mese più corto dell'anno, un mese in cui però possiamo già assistere alla nascita e alla crescita di varie qualità sia di funghi che piante. Si comincia a trovare qualcosa con febbraio perché è un mese invernale ma con caratteristiche per quanto riguarda l'umidità e l'irraggiamento solare diverse. Quindi andiamo verso fine febbraio a raggiungere circa 20 minuti in più di luce, tali da garantire un'evaporazione maggiore rispetto ai mesi invernali. Quindi questo causa un clima molto vario e repentino nei suoi cambiamenti. Guardate, sono venuto qua con il nuvoloso e con la nebbia, vedete sul chiaroscuro della mia barba, sta già piovigginando adesso. Però proprio per questo, umidità, aumento dell'umidità relativa, vicinanza al mare e ai fiumi, quindi aspetti per quanto riguarda l'evaporazione molto particolari, fanno sì che avvantaggiano la crescita di specie fungine molto prima che in altre zone. Ricordiamoci che ad esempio le zone di pedemontana o montagna in questo momento, tra le temperature basse e il fatto di avere un'aria più secca e rarefatta, avvieranno la crescita dei funghi tra qualche mese, non adesso. In questo video colgo l'occasione per provare dei nuovi sistemi di ripresa che ho acquistato, specialmente degli stabilizzatori nuovi che mi aiuteranno a creare dei video più fluidi, più nitidi e quindi a portarvi esperienze migliorate rispetto all'altro anno. Quando parliamo di funghi, io non vi ho mai spiegato però ancora che cos'è un fungo, voi lo sapete? Potete scrivermelo qui nei commenti. Avete studiato? Ci sono dei patentini nelle vostre regioni oppure andate a funghi per tradizione perché vi hanno portato ad esempio i genitori, i familiari e quindi andate a funghi perché li conoscete ma non avete una grande idea di cos'è un fungo. Ebbene, un fungo è principalmente un essere vivente. Non fa parte, secondo me, del regno dei vegetali come molti invece asseriscono e lo inseriscono perché non ha alcun processo fotosintetico, quindi non può essere chiamato un vegetale e nemmeno può essere inserito nel mondo animale. Quindi il regno dei funghi è un regno a sé stante che ha tutte le sue complessità, proprietà e tutto il suo fascino. Il fungo è principalmente un'entità, un essere vivente che si forma dall'unione di due cellule, come avviene per tutti gli esseri viventi, cellule che vengono espulse sotto forma di spore dai carpofori dei funghi. Queste spore, andando sottoterra, formano delle ife, che sono dei piccoli filamenti più complessi di una cellula, che vanno a formare un intreccio ancora più complesso che il micelio. Il micelio è la base nostra di tutti i funghi esistenti, quindi quando voi anche estraete ad esempio un semplice porcino dalla terra, vedete che sotto c'è un filamento, una specie di ragnatela, delle piccole radici bianche, quello lì è il micelio. Il micelio che noi dobbiamo preservare, quindi richiudere in una buca dove prima abbiamo estratto il fungo, e lui continuerà il suo sviluppo e ci darà funghi in futuro. Nel mondo dei funghi poi esistono quattro tipi di divisioni, due sono veramente complesse con dei nomi che assomigliano a nomi latini, greci, quindi non ve li citerò nemmeno. Facciamo riferimento, come tutti gli studiosi e gli appassionati, alle semplici due divisioni conosciute e più studiate, perché sono i funghi che si trovano più comuni in natura, basidiomiceti e ascomiceti. Noi in primavera andiamo a cercare specialmente ascomiceti perché sono solo gli ascomiceti ad avere il ruolo fondamentale di occupare circa il 70-75% di tutti i territori e le terre emerse come specie di funghi, in quanto hanno una grandissima adattabilità. Sono praticamente dei funghi che io li chiamo very strong perché sono proprio a livello cellulare, resistono a temperature anche molto inferiori allo zero e non necessitano dell'irraggiamento solare
che viene richiesto invece dai basidiomiceti, che sono funghi più complessi in generale. I funghi non sono mai stati studiati pienamente anche in antichità, si sapeva, si conosceva cosa fossero, solo per il semplice fatto che venivano consumati, e quindi anche nell'antica Grecia o nell'antica Roma venivano fatti mangiare in primis ad esempio gli schiavi. Quindi era qualcosa di completamente triste e oggettivo: si andava a raccogliere il fungo, si preparava una pietanza, la si faceva mangiare, assaggiare prima gli schiavi. Se lo schiavo moriva, il fungo era velenoso o tossico; se lo schiavo viveva e dopo varie mangiate di quel fungo non succedeva nulla, il fungo veniva consumato. Da qui particolari trattati, anche già in latino, di famosi scrittori, riguardanti appunto il regno dei funghi, come il De Natura, altre prime catalogazioni dove venivano appunto inseriti anche i funghi, oltre a varie specie di piante e animali. Quindi noi non siamo come gli antichi, mi raccomando, i funghi per raccoglierli, soprattutto per consumarli, dobbiamo essere sicuri al 100% di quello che raccogliamo, quindi l'unica cosa da fare è frequentare dei corsi, imparare a memoria che tipo di fungo è, che caratteristiche organolettiche ha, come si cucina e come si conserva. Solo in questo caso non finiremo in ospedale, quindi anche quando molti di voi mi inviano delle foto o dei brevi filmati chiedendomi che fungo è, di che fungo si tratta, posso mangiarlo, posso non mangiarlo, c'è una moltitudine di funghi, una moltitudine di circostanze, poi io semplicemente da una foto sul telefono non riesco a darvi la certezza al 100% di quale fungo sia. Andate all'ASL del vostro paese, dove gratuitamente vi diranno se il fungo è commestibile o meno. Adesso sono appena entrato in pineta, siamo, come dicevamo prima, domenica 10 febbraio, umidità relativa in giro nell'aria, guardate, c'è questa nebbiolina e questo clima molto nuvoloso, umidità di circa l'80%, una grande probabilità di pioggia, infatti stanno tirando venti di scirocco che favoriscono la crescita dei funghi e che praticamente entro stanotte causeranno sicuramente qualche temporale nelle mie zone. Le temperature quest'anno non sono fredde come l'altro anno, non c'è stato il Burian, quel famoso fronte freddo siberiano che è venuto l'altro anno e ha portato temperature relative minime fino a meno 10 gradi, quindi quest'anno giriamo su minime di 3 gradi che in questo momento non vanno mai sotto lo zero, quindi molto vantaggiose per noi cercatori, e massime che arrivano anche a 13 gradi. Sto cercando funghi in pineta, subito mi è balzato l'occhio per terra, ho visto un primo funghetto che andrò a mostrarvi. Qua sotto questa macchiolina bianca che si intravede qua su un pezzo di legno, poteva balzarmi e non balzarmi all'occhio, invece guardate, è la prima formazione fungina che trovo quest'anno nel 2019, febbraio 2019. Guardate, un tipico parassita lignicolo, ve lo vado leggermente a zoomare, eccolo lì, si tratta di Schizophyllum comune, lo troviamo facilmente anche nei nostri giardini, è un fungo molto resistente, si trova mediamente anche d'inverno in zone temperate e in tutti i mesi dell'anno. Quello che però ricerco maggiormente in questo periodo, come vi ho detto prima, sono gli ascomiceti, quindi funghi a cui appartengono anche il genere Morchella, un fungo che io adoro, buonissimo secondo me, molto più buono anche di vari porcini o altre qualità, perché secondo me non ha quel sapore limacioso che hanno molti funghi, ma preserva, diciamo, una certa croccantezza anche in cottura. In questo video ho dedicato buona parte del video a farvi capire cosa è un fungo, in che divisioni esso viene raggruppato e diviso. Per vedere la seconda parte del video dedicata ai primi funghi di febbraio, alle piante e ai primi fiori, vi ricordo di lasciare un like qui sotto, iscrivervi al canale, condividere i miei video, seguirmi anche su Instagram, Twitter e nei link che trovate qui sotto alla pagina. Io mi auguro che le nozioni che vi ho dato vi siano piaciute, sia stato di vostro interesse. Noi ci vediamo alla prossima puntata.